Prima di iniziare, ti do il benvenuto nel nostro spazio informativo. Ricorda di premere il tasto iscriviti e di lasciare un bel mi piace per rimanere sempre aggiornato. Grazie per la tua attenzione. La proroga del taglio delle imposte, inizialmente in vigore fino a dicembre 2023, è stata estesa fino a dicembre 2024. Tuttavia, la recente bozza della legge di bilancio getta luce sul destino dei tredicesimi stipendi, che ora varierà in base al reddito individuale. Le nuove regole riguardanti il taglio fiscale per il 2024, come delineato dalla più recente bozza della legge di bilancio, non avranno alcun impatto sui tredicesimi stipendi. È cruciale notare che il problema dei lavoratori a basso reddito non è strettamente legato al salario minimo, ma piuttosto al fatto che molti lavoratori nel sud del paese sono impiegati solo per pochi giorni l'anno, a differenza di quelli del nord. Per affrontare questa disuguaglianza, è necessario intervenire sui contratti di lavoro più che sull'importo delle imposte. Rispettare le scadenze per il rinnovo dei contratti di lavoro, escludendo settori come l'agricoltura e il lavoro domestico, è fondamentale. Al 1 settembre, il 54% dei dipendenti nel settore privato aveva contratti collettivi scaduti, coinvolgendo quasi 7,5 milioni di persone su un totale di circa 14 milioni. In questo contesto, è evidente che l'aggiornamento e la stabilità dei contratti di lavoro sono cruciali per migliorare la situazione dei lavoratori a basso reddito, specialmente nei settori come l'agricoltura e il lavoro domestico, dove le dinamiche di lavoro possono variare notevolmente. La proroga del taglio fiscale fino a dicembre 2024 pone l'accento sulla necessità di considerare le differenze di reddito dei lavoratori. L'obiettivo dovrebbe essere quello di creare un sistema più equo e personalizzato, che tenga conto delle diverse realtà economiche dei cittadini. Infine, è importante sottolineare che l'alto numero di contratti scaduti nel settore privato evidenzia la necessità di una maggiore vigilanza e regolamentazione da parte delle autorità. Questo è essenziale per garantire condizioni lavorative adeguate per milioni di lavoratori. La stabilità contrattuale può contribuire a migliorare la qualità dell'occupazione e a ridurre le disuguaglianze economiche. Ti ringraziamo per averci seguito. Lascia un mi piace e iscriviti al canale, ci aiuterà a migliorare ancora di più i nostri contenuti. Grazie.